Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sfideremo Dot. Che cosa fa Dot? Fa cose speciali, cose strane. In realtà è un'hamburgeria birreria, ma ha fatto una nuova parte di menù dove è un waffle schiacciato con sopra la carne. Top, siamo qui per questo, siamo qua per sfidarlo. Vediamo un po' cosa c'è dentro e ci vediamo a casa. Cucina, ragazzi, sì, a me è passato un po' di tempo, ma non ci abbattiamo. Siamo andati a sfidare Dot che faceva una specie di pane, focaccia, adesso lo scopriremo. A sfidare Dot che in realtà su Instagram avevo visto che faceva i waffle, con la carne cruda trita dentro, un po' di sale, dello stracchino, un formaggio spalmabile, credo, non lo so. Buonissimo, sembrava. Arrivato lì, errore mio, l'ho anche detto nell'intro, l'hanno tolta per l'estate. Perché? Perché è troppo pesante, troppo pesante. Che cosa dite voi? I waffle sono pesanti per l'estate? Sì o no? Sì o no? Me lo dite voi. Comunque, era una, come ho detto prima, forse focaccia, era una pinza bianca, vediamo e se riusciamo a farla. Non ci resta che impastare, prepararci e partire. Oggi mi vedrete con una tenuta molto estiva perché siamo pronti per l'estate California. Iniziamo belli. Solita vecchia ciotola, via con l'acqua. Lievito. Fariniamo. E spadoliamo. Impellicoliamo e aspettiamo 30 minuti per mettere olio e sale. Ok, sono passati 20 minuti, ora non ci resta che aprire, mettere ancora un po' di sale e dell'olio, impastare e fare così questo procedimento per 3-4 pieghe. Che ne dite? Siamo pronti? Hello! Ragazzi, sono passati altri 20 minuti, ora chiedo a voi romani, non so se sto facendo bene, è corretto che io in questo momento cominci le pieghe, la allargo su tutto il bancone e ovviamente comincio a piegare. Mi raccomando, lasciate un commento, iscrivetevi ragazzi, mi raccomando, è importante per me, perché siamo 405, dovremmo arrivare a 500 così il Dane esplode. Anzi, dobbiamo arrivare a 1000 per cominciare a fare i dindini, ma cominciamo a arrivare a 500 per esplodere, eh? Speriamo. Ok ragazzi, ho fatto passare 1 ora e 40. Forse quasi 2, ma dovrebbe stare molto, molto di più. Soltanto che io ho fame e sono quasi le 9:30 e si deve mangiare. Però guardate, solo con quasi 2 ore, che nuvola che sembra. Immaginati con 10, 12, pazzesco. Dunque, ora dovremmo stenderla sul bancone, dividerla, fare i pazzettuozzi, mettere la focaccia in forno e siamo pronti. Semola, voilà. Passati altri 20 minuti. Mettiamo olio, sale e inforniamo senza fare casini. Ragazzi, guardiamo qua. Non mi sembrano innanzitutto delle
Pinze romane. Sembra una buona focaccia, però a questo punto non ci resta che dividere a metà e farcirla. Mi raccomando, lasciate nei commenti il vostro pensiero su queste belle focacce. Crispy. Sono crispy. L'odore è eccezionale, forse anche il sapore, ma non ci resta che assaggiarle. Le farciremo come nel video che sono andato a fare da Dot. L'ho farcita con carne cruda, uno strato... Ma ve l'ho già detto, ma che cazzo... facciamola e mangiamocela, no? Paghi la mossa! Dai, non sono venute così male. Potevano venire meglio, ovviamente, no? C'era la rucola. Ma noi metteremo questa bellissima insalata verde. Perché? Perché ce la siamo dimenticata. La carne. Oppala. Cadute. Il maio. Voilà. Ragazzi, eccolo completato. Allora, vi devo dire, non credo ci assomigli proprio per niente a tutto quello che ho mangiato, però forse con i sapori ci avvicineremo molto di più. Alla fine ho tagliato la focaccia come se fosse un panino e l'ho farcito. Bene, sembrava una bella idea. Vediamo un po' com'è al sapore invece. Ragazzi, nella sua semplicità, secondo me spacca tantissimo. È buonissimo, è buonissimo. Questa pinza, questa focaccia è veramente deliziosa. Non capisco come mai sia rimasta così bella soffice, ma... lo apprezzo. Ragazzi, mi sa che prima che faccio il finale me la pappo tutta. Ragazzi, grazie per essere arrivati fino qua. Sono molto felice del risultato. Si può sempre migliorare. Io vi ricordo di iscrivervi, mettere mi piace. E con questa tenuta estiva vi auguro buone vacanze. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!